Questo premio per raccontare i protagonisti lo stiamo facendo con attenzione a trasmettere per tutti voi dai nostri canali Active, perché sul canale del telegiornale nel quale ci saremmo dovuti trovare chiaramente ci sono tutte le edizioni per raccontare questa fase molto critica iniziata questa mattina con la notizia di un attentato vicino Lione, e adesso a essere colpita è ancora una volta la Tunisia con un attacco a due resort e purtroppo con sembra molte vittime. Il Premio Internazionale Ischia di Giornalismo vuole raccontare, come è stato nello spirito di Giuseppe Valentino, il lavoro dei migliori, il lavoro dei migliori che ritireranno sabato sera il premio, il lavoro di chi fa del giornalismo propria missione quotidiana. Noi oggi parliamo in questa prima parte del nostro approfondimento pomeridiano della rivoluzione che ha creato e che continua a creare il digitale nel settore, nel mondo del giornalismo. Allora un benvenuto a Marco Pratellesi, caporedattore del sito dell'Espresso. Buon pomeriggio Marco, ben trovato. Al direttore di Wired Italia, Federico Ferrazza, ben arrivato. Buon pomeriggio. E al vincitore del premio Ischia internazionale, Ignacio Escolar, accompagnato dalla signora Antonella Sara, che ringraziamo per la traduzione, premiato, uomo di grande ingegno, idee, amante della musica, amante del buon scrivere e bloguero, uomo del blog, insomma. Sì, io hace muchos años empecé haciendo un blog de política en España que se llama Escolar.net, tiene ya 12-13 años y que ahora es el blog de política más seguido en España. Sì, sì, è vero, sono un bloggero e già da 12-13 anni ho iniziato a fare un blog in Spagna, Escolar.net, ed è adesso il blog più seguito sul tema di politica in Spagna. Però io ante tutto mi considero fondamentalmente periodista. Ma in realtà quello che io sono e mi considero veramente è un giornalista. Ecco, dire sono e mi considero un giornalista come se fosse al giorno d'oggi una cosa ancora separata dal lavorare in rete, dall'essere in rete. Ha senso questa distinzione o piano piano andrà a perdersi? Io credo che Internet è un elemento más para el periodismo, no es un género distinto, tiene una serie de lenguajes propios, como lo tiene la televisión o la radio o el periodismo escrito en papel, pero sigue siendo periodismo en cualquier caso. Y no creo que el periodismo digital vaya a dañar o vaya a perjudicar el futuro del periodismo, al contrario, nos da un montón de oportunidades para hacer cosas nuevas. Io credo che Internet abbia dei linguaggi propri, come la televisione, la stampa scritta, chiaramente, e non penso assolutamente che Internet possa danneggiare o pregiudicare il futuro del giornalismo. Anzi, penso che sono un ulteriore canale e ancora più futuro. Ancora più futuro. Marco Pratellesi, stiamo, e lo dicevamo un attimo fa, stavamo commentando come tutto, e ribadiamo, non da oggi, ma è importante sottolinearlo, soprattutto nelle situazioni di maggiore criticità, no? Si va sul punto it per conoscere le ultime notizie. Il mondo ovviamente è cambiato, però sta continuando a cambiare, con che velocità? Cioè il vostro lavoro, il tuo lavoro, a che ritmi si modifica quotidianamente? Si modifica talmente tanto che credo che oggi sia indispensabile dedicare un 20-30% della propria attività quotidiana all'aggiornamento, cioè a capire dove sta andando la professione. Noi abbiamo avuto una professione che è stata sostanzialmente ferma, diciamo, fino agli ultimi 15-20 anni. Poi è iniziata un'evoluzione talmente rapida che nonostante gli sforzi di aggiornare continuamente le tecniche, i linguaggi, i modi, sì, di raccontare, l'evoluzione tecnologica precede sempre il giornalismo. Questo è un dato anche abbastanza significativo. Nessuna delle grandi invenzioni digitali degli ultimi 20 anni è venuta dal giornalismo. Il giornalismo ha fatto proprio invenzioni fatte da altre tecnologie, anche nelle modi di raccontare, sono tutte tecnologie nate fuori dal giornalismo. E questo è, come dire, un po' un limite di questi tempi moderni, cioè riuscire a innovare dentro i giornali è più difficile che fuori. Anche se, Marco, poi parleremo anche di come l'attenzione alla buona fonte della notizia poi rimanga sempre quella, insomma, certo, la puoi raccontare con tutti i mezzi che vuoi, nel modo più diverso possibile, però rimane, almeno quella, rimane ancorata, certo, ancora non al vecchio, è la cosa ma che al ha modo. Detto Ignazio, è esatto quello, no? Quando lui ha detto
mi considero un giornalista, ha detto esattamente quello che stai dicendo tu, cioè lui ha detto i miei punti di riferimento sono quelle regole deontologiche professionali che fanno di un giornalista un giornalista. Poi nella rete tutti possono dare notizie o fare informazioni, certo, ma non sono tenuti a seguire quelle regole e quella deontologia. Deontologia che viceversa mai deve abbandonare. Allora, Wired Italia, Federico Ferrazza, direttore, intanto abbiamo modo anche, ma ci passiamo sopra velocissimi, insomma, di forse magari di sfatare anche delle notizie non esattamente giuste, no? L'editore Condé Nast decide di mandare Wired soltanto due volte all'anno in edicola, e tu mi dicevi invece non è così. Ma no, le notizie che sono girate in queste ore parlano di una chiusura di Wired. Non è così. No. Se no non sarei qui. No, mi no, presenterei non, come ex non direttore sarei, di non Wired. Non sarei qui. C'è un piano di, insomma, di ristrutturazione del brand, e questo insomma sarà pubblico a breve. Quindi, insomma, sarà pubblico a breve. Allora, lavorare per Wired, lavorare su Wired.it, come dire, Wired.com, o dovunque vogliamo immaginare, dovrebbe essere quasi ancora più naturale, no? Rispetto... Beh sì, no, collegandomi a quello che dicevano sia Marco che Ignacio, internet è solamente uno strumento, no? E quindi poi le regole del giornalismo fondamentalmente non cambiano, sia che tu ti occupi di sport, di politica, di economia o di innovazione come facciamo noi. Le regole sono le stesse del giornalismo, poi bisogna capire le regole dello strumento, che sono altrettanto importanti. E quindi, come dicevi tu all'inizio, no? Oggi ci aggiorniamo molto più spesso sul digitale, sul sito, e ci sarà sempre un'accelerazione e un cambiamento sempre più veloce, perché oggi non solo ci aggiorniamo per esempio sui siti dei principali giornali o delle principali televisioni italiane e internazionali, ma molto spesso ci aggiorniamo direttamente sui social network, che è un ulteriore passo, diciamo, in avanti, un ulteriore gradino che saliamo in questa scala. Molto spesso per arrivare prima sulle notizie si possono usare molto meglio i social media. Leggevo qualche tempo fa un rapporto della Reuters in cui si diceva che oltre il 50% degli italiani si informa su Facebook. Questo significa che non c'è nessuno per Facebook che scrive le notizie, ecco, ma siamo noi giornalisti che dobbiamo sapere utilizzare quello strumento per informare la nostra comunità di lettori anche sui social media. Per andare quindi, per creare una sorta di punto di raccolta all'interno dei social media, dove in più o più giornalisti informano. Lì però, torno ad Ignazio Scolar, c'è la... è chiaro che il muro è quasi di carta velina, no? È molto, molto sottile, tra la vera notizia e il si dice, abbiamo sentito dire che, perché ci sono notizie che meritano, tutte lo meritano, ma alcune hanno bisogno di nascere come informazioni sicure, più sicure possibili. Pero yo estoy de acuerdo con Marco. Nosotros en Internet tenemos los mismos requisitos y los mismos protocolos que se han usado durante siglos en el papel, después en la radio y en la televisión. Utilizamos un método, que es el método periodístico, que consiste en comprobar las noticias antes de publicarlo, y no es igual lo que escuchas en un bar que lo que consigues de una fuente fidedigna. Claramente, io sono d'accordo con quello che diceva Marco prima. Noi utilizziamo gli stessi sistemi che da secoli si utilizzano per il giornalismo. È vero che trasmettiamo sul digitale, però la notizia non è la stessa che ascolti in un bar o qualcuno ha detto qualcosa. Quindi la procedura, diciamo, la metodologia di verificare la giustezza della notizia, di verificare le fonti, sono le stesse che sono sempre state usate nel giornalismo. Ignazio, lei è classe 1975, quindi è un ragazzino, è un giovane ragazzo, questo è. Si è stupito di meno rispetto ad altri, o anche chi soltanto era nato 10 anni prima di lei, del boom che ha avuto la rete, della naturalezza del fare il periodista, il giornalista attraverso la rete? Sí, es posible que mi generación y sobre todo las generaciones que vienen después de la mía hayamos abordado la tecnología de una forma más natural que mis padres, que también son periodistas. Yo creo que ahí la frontera fueron los ordenadores domésticos de videojuegos de los años 80, que a un montón de gente, yo era un niño entonces, nos llevó la tecnología de forma natural, ¿no? Tenemos una manera de abordar las nuevas tecnologías diferente, aunque yo creo que todavía yo soy un adaptado, es la generación que viene después de mí, mi hermana pequeña, las que son de verdad nativos digitales.
Sì, in effetti la mia generazione, quella che è venuta dopo di me, è partita avvantaggiata, diciamo, sì, rispetto alla generazione dei miei genitori, che pure sono giornalisti. E chiaramente negli anni Ottanta il fatto di avere i primi PC a casa, di avere i videogiochi, ci ha facilitato moltissimo, anche se ci tengo a dire che in realtà io non sono un vero e proprio nativo digitale. Ecco, mia sorella più piccola è una nativa digitale, io sono un adattato. Però è chiaro che la nostra generazione è stata avvantaggiata rispetto a quella dei nostri genitori. C'è che anche chi non si è ancora adattato mai, ma insomma questo poi rientra, come dire, in altre situazioni. Marco, a proposito di, ovviamente qui ragazzi lo siete tutti, insomma, anzi facciamo così, lo siamo tutti sopra i 18 anni, diamo questa notizia, chi oggi si mette a fare questo lavoro e arriva carico di tutto quell'entusiasmo, di tutta quella voglia di fare, di conoscere, di sapere, anche perché innegabilmente la rete ha aperto un'autostrada a più corsie per un ventenne, venticinquenne, diciottenne che voglia decidere di fare giornalismo. Dovendo fare il maestro, quale sarebbe la prima lezione? Puoi fare il maestro. Per chi vuole fare, sì, il giornalista? Sì. Guarda, alla fine una lezione anche abbastanza antica, passione, cioè è un mestiere veramente dove la componente di passione non solo serve ad arrivare a fare il mestiere, ma serve a farlo bene. Credo che, soprattutto oggi, rispetto al passato, che in passato noi abbiamo fatto, noi siamo stati giornalisti nell'era della carestia, la notizia era una carestia, no? Uno sciopero dell'ANSA, come c'è in corso adesso, 20-30 anni fa avrebbe mandato nel panico tutti i direttori e i capi cronisti dei giornali, perché c'era poche notizie. Quindi bisognava mandare fuori tutti i giornalisti e cercare di riempire i giornali. Tu pensa che 20 anni fa, con uno sciopero e l'ANSA, non sapevi quasi niente di quello che accadeva nel mondo, se non per quei 3-4 certo, corrispondenti. Certo. Oggi c'è uno sciopero dell'ANSA e tu sei raggiunto da notizie come se non ci fosse. Questo è il grande cambiamento. Cioè, noi siamo passati da un'era della carestia all'era dell'abbondanza. Quindi oggi c'è molto più giornalismo di quanto non ci sia stato in passato. Quindi la passione serve allo scarto, cioè a fare le cose. Quando c'è abbondanza, se vuoi rimanere a galla, se vuoi rimanere profittevole dal punto di vista anche economico, se vuoi emergere, certo, se vuoi emergere, devi fare le cose in una maniera diversa da come li fanno gli altri. Questo è fondamentale. Noi abbiamo una grande abbondanza di notizie, ma sono quasi tutte uguali. Oggi, se tu guardi i siti, giustamente dici, per sapere cosa sta succedendo, sì, con questa controffensiva dell'ISIS, devo guardare i siti. Sì. La maggior parte dei siti ti dicono 27 morti in Tunisia, 15 in Kuwait, sì, l'attentato a Lione. Devi già dire perché. Certo. Perché il cosa fa parte ormai di quel flusso enorme mediatico che ti raggiunge attraverso i social media, i siti. Ciò che oggi è importante nella nostra professione è spiegare il perché, quindi dare delle risposte. Se noi, e questo è l'invito che farei ai giovani, siamo in grado di produrre informazione che conta, importante, che è utile per le persone, non vedo dove si possano incontrare problemi. Se invece si cerca di stare in un flusso sfruttando la corrente, quindi lasciandosi portare, sì, e investendo poco, si riceve anche poco. Come sempre in tutti i lavori, ovviamente non si può che mandare, ma se volete forse un po' anomalo, ma un abbraccio a chi lavora all'ANSA, a chi insomma fatica quotidianamente e lavora quotidianamente perché le notizie circolino e circolano le notizie che sono riconosciute, sottolineate, delle quali ci si può sicuramente fidare. Federico Ferrazza, è nato nel 2009 Wired? Wired in Italia, sì. In Italia, ovviamente parliamo, sì, di edizione, sì, sì, italiana, sì, Riccardo Luna, se non vado errata, primo direttore. Dal 2009 fino ad oggi le persone che vengono a chiedere di collaborare con voi, come sono cambiate? Che tipo di soggetti vi trovate davanti? Ma sì, ci troviamo di fronte delle persone che, sostanzialmente dal 2000 a oggi non sono molto cambiate, cioè il profilo dell'aspirante collaboratore di Wired non è molto cambiato. Quello che diceva Marco ha molto senso, cioè nel senso che se ti
butti in un flusso, difficilmente arrivi primo, perché c'è sempre uno che è davanti. Quindi è fondamentale per chi vuole collaborare con noi, ma in generale penso con tutti i giornali, dare un valore, portare un reale valore al giornale e ovviamente alla comunità di lettori a cui quel giornale si rivolge. Non è un caso che su internet, cioè con internet, è nato tutto un filone di giornalismo nuovo, che prima con la carta non c'era, che è quello contro le bufale, no? Quello dove si smaschera quello che a volte i media tradizionali, per la velocità con cui magari non si ha molta dimestichezza su internet. Internet è uno straordinario mezzo che molto spesso però ti dà quell'impressione che tu puoi andare subito online con la notizia, molto spesso non riuscendola a verificare. Questo succede ovviamente anche sui social media. Ecco, tutto quel filone di giornalismo che invece fa tante volte le pulce a noi giornali, è sicuramente un giornalismo di assoluto valore che aiuta i lettori a comprendere come stanno realmente le cose e insomma anche a capire il perché di cui si diceva prima, no? Il perché delle cose che succedono, e spiegare dovrebbe essere uno dei valori fondamentali. Allora, uno dei valori fondamentali, Ignazio Scolari, intanto a proposito dei valori, vincere questo premio. Da 1 a 10 quanto la rende felice, può anche andare a 11, non si preoccupi, può esagerare. También, si es necesario. No, estoy muy, muy, muy satisfecho, muy contento con este premio, especialmente por quien forma parte del jurado, que es gran parte de los directores, editorialistas, articulistas más importantes de la prensa en Italia. Y también porque yo soy desde muy niño lector de Indro Montanelli, que fue uno de los ganadores del premio. Yo soy realmente fanático de la historia de Roma de Montanelli, me parece un ejercicio excelente de divulgación y estoy muy orgulloso de llevar un premio que una vez ganó el maestro Montanelli. Allora, da 1 a 11 diceva, niente, veramente sono molto molto contento di aver vinto questo premio, innanzitutto perché la giuria è formata da prestigiosi giornalisti e articolisti della migliore stampa italiana, e quindi questo è motivo di grande orgoglio per me. E poi io sono un grande appassionato di Indro Montanelli, trovo che la storia di Roma di Indro Montanelli sia un eccellente frutto e opera di divulgazione divulgativa, e già il fatto di vincere un premio che nel passato è stato vinto da Montanelli per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. È grandissimo, solo il nome Montanelli, ecco, solo quello, ci alziamo tutti in piedi quando sentiamo quel nome. Ignazio, le persone che lavorano con lei, che collaborano con lei, i sogni di chi vuole fare appunto il periodista, il giornalista, passando però attraverso questa notizia che è veloce, ma tanto quanto è veloce deve essere ben approfondita. Ecco, il suo insegnamento ai suoi giovani e meno giovani qual è? Yo creo que nosotros en el diario.es tenemos dos cierres, ¿no? Trabajamos en el última hora con las noticias que están pasando, ahora mis compañeros están muy pendientes de lo que sucede en Túnez, y al mismo tiempo trabajamos con un cierre diario que hacemos de un día para otro, con noticias propias, exclusivas, muy trabajadas, con el mismo ritmo que hacíamos cuando hace 7-8 años trabajábamos en periódicos impresos, porque la gran parte de la redacción viene del papel. Es una mezcla. Yo creo que no hay que dejarse llevar por la corriente de la última hora todo el tiempo, porque no somos una radio o una televisión de última hora, tienes que trabajar en información propia, pero tampoco puedes ignorar lo que está sucediendo. Es una mezcla entre ambas cosas. E in realtà la nostra redazione e il nostro diario.com esce con due chiusure. Allora, siamo molto focalizzati sulle notizie dell'ultima ora, chiaramente, ma nello stesso tempo abbiamo anche una chiusura che parla più di approfondimenti, meno focalizzata sull'ultima ora. Io credo che, come è importante chiaramente seguire il flusso delle notizie, essere aggiornati, rincorrere la notizia dell'ultima ora, allo stesso tempo però non bisogna lasciarsi portare solamente da questo aspetto. Quindi abbiamo appunto, come dicevo, notizie dell'ultima ora e un'altra parte invece che si dedica maggiormente agli approfondimenti, meno legata alla contingenza, anche perché noi veniamo tutti dalla carta stampata, la redazione è formata soprattutto da giornalisti con un'esperienza di carta stampata, e in questo caso utilizziamo gli stessi ritmi che si utilizzano nella carta stampata. Grazie per questa risposta, perché mi posso agganciare bene con Marco Pratellesi. Il sito dell'Espresso, no? Noi siamo abituati all'andare in edicola una volta a settimana. Una volta a settimana significa che non solo ci sia
tutto il tempo, ci sia una settimana di tempo per leggerlo, no? Ovviamente. E per prepararlo. E per prepararlo, ma io mi metto ora soltanto nella parte del lettore. Ecco, lavorare sul sito significa anche questo, non dimenticare mai il valore dell'approfondimento. Io lo chiamo anche commento, perché c'è la notizia secca, e di quella abbiamo bisogno, e poi però c'è l'immenso valore della spiegazione del perché un fatto sia accaduto. Sì, spiegazione, commento, punto di vista, parere. Esattamente questo, cioè noi, diciamo, anche per scelta editoriale, per scelta storica, di testata proprio, non rincorriamo tanto la breaking news, cioè il fatto di appunto essere i primi o fra i primi a dire, certo, che c'è un attentato e quanti sono i morti. Diciamo, l'aspetto di cronaca per noi è meno importante, anche perché nel gruppo c'è Repubblica che lo fa sicuramente molto meglio di noi, e quindi il nostro taglio è sempre un taglio di approfondimento alla ricerca del perché, della ragione di un fatto. Se guardi ora di apertura c'è la vicenda dell'IS e questi tre attentati, ma già con l'analisi di tre analisti che cercano di spiegare appunto il motivo di questa offensiva e perché probabilmente è un'offensiva coordinata dal punto di vista del... Tu questo lo dicevi poco fa, dicevi, sì. Diciamo, quindi che... è un giornalismo prevalentemente di approfondimento, mm-hmm, e per i motivi che dicevo prima è un giornalismo di inchiesta, cioè noi lavoriamo molto poco, diciamo, con le agenzie e con il flusso mediatico mainstream, cioè quello, certo, che certo, detta un po' l'agenda delle televisioni e dei giornali, ma con Marco da Milano per la politica, Liria Abate per la criminalità organizzata, cioè cerchiamo di fare inchieste, in parte inchieste ancora, diciamo, vecchio stile sul campo, cioè inchieste sulla, certo, strada, quella su Roma Capitale, che è la classica, l'Espresso ne ha parlato nel 2012, e il presidente Grasso al Senato ha detto che molto spesso, due o tre giorni fa, i giornalisti arrivano prima dei magistrati e della polizia, no? L'inchiesta su Mafia Capitale, un'inchiesta che Lirio ha iniziato nel 2012 sulle pagine dell'Espresso. Abbiamo fatto quattro copertine su Mafia Capitale prima che succedesse Mafia Capitale, e questa è una strada. Poi c'è l'altra strada, che è quella, diciamo, più internettiana, che è, diciamo, le inchieste tipo LuxLeaks sull'illusione fiscale, la lista Falciani. Allora, quelle sono inchieste dove evidentemente la grande mole di lavori analizzati non potrebbero essere analizzati da persone, allora entra il data journalism, entrano i sistemi di analisi computerizzati, però tendenzialmente lavoriamo su cose nostre, insomma. Quindi è un modo un po' diverso anche sulla rete di fare giornalismo. È un modo un po' diverso, e con Marco Pratellesi, caporedattore del sito dell'Espresso, con Ignazio Scolar, vincitore, ricordiamo, del premio Ischia internazionale, ma soprattutto con Federico Ferrazza, perché riprendiamo tra poco proprio da questo, cerchiamo di capire quali siano, cioè con quale velocità si stia camminando verso un'evoluzione costante, no? Ecco, se adesso potrà sembrarvi banale, ma insomma capita di sentirti dire, parlo di ragazzi magari di 15 anni, lo dico sorridendo, zia, ma ai tempi tuoi c'era il telefono. Uno rimane molto male, devo dire, invece il concetto era c'era il telefono cellulare. Allora è chiaro che oggi siamo completamente dentro una modernità che però non ci deve far dimenticare che questa modernità si modernizza giorno per giorno, certo. Quindi direttore, ci spiegherai quali siano le ultime, okay, le ultime a disposizione, chiaramente la forza dell'informazione, questo lo stiamo raccontando, della notizia che arriva in tempo reale, noi soltanto con Sky TG24, noi come telegiornale, ma noi molto spesso vi facciamo vedere appunto il nostro sito skytg24.it, proprio a significare il lavoro di chi aggiorna, l'aggiornamento costante che noi diamo delle notizie, lavorando in televisione ed essendo appunto telegiornale. Non so, e questo lo chiedo alla nostra regia, se possiamo fermarci soltanto per qualche minuto, ritorniamo dalla bellezza di Ischia, avete visto anche questo nostro studio, questa è la nostra telecamera in esterno, grazie al nostro regista Francesco Venuto, grazie alla nostra produttrice Irene Bodio, che per questa puntata e queste puntate che noi realizzeremo in questi giorni a Ischia, ricordo, premio Ischia Internazionale di Giornalismo, 36esima edizione, a tra poco.
lucida, no? Da Ischia, Sky TG24 per seguire la 36esima edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo. Siamo sempre sul nostro servizio Active, lo ripetiamo ancora una volta, magari per chi si fosse messo con noi in contatto soltanto in questo momento, ovviamente per lasciare tutto lo spazio al nostro Sky TG 24 per le notizie che si sono rincorse e che continuano a rincorsi in questa giornata, partendo dall'attentato a Lione all'attentato che ha colpito due resort in Tunisia. Noi parliamo di giornalismo, parliamo di quel giornalismo che raggiunge velocemente appunto tutti noi, che fa in modo che la notizia arrivi subito con la rivoluzione digitale. Eravamo rimasti ai nuovi modelli per il futuro del giornalismo. Intanto ripresento i nostri ospiti: Marco Pratellesi, caporedattore del sito dell'Espresso, Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, al quale abbiamo un sacco di cose da chiedere, e poi il vincitore del premio Ischia Internazionale, Ignazio Escolar, grazie, ricordo, intanto grazie alla signora Antonella Sara che ci aiuta nella traduzione, classe 1975, io ci tengo a sottolinearlo questo fatto perché insomma è una generazione sicuramente giovane, ma di chi ha saputo ad un certo punto cambiare il modo di fare informazione. E i modelli per il futuro del giornalismo, lo chiediamo al direttore di Wired Italia, insomma, quali sono, cosa, da qui a sei mesi cosa vi aspettate di raccontare? Su come corre il nuovo giornalismo web? Beh, innanzitutto, riagganciandomi a quello che si diceva prima, una delle sicuramente delle frontiere, no, dove ci stiamo spostando è sicuramente quello del data journalism, che è molto legato al tema del digitale, nel senso che oggi abbiamo, grazie a internet, una grande quantità di archivi digitali dove ci sono programmi che possono estrapolare dati e dare delle notizie e contestualizzare le notizie. Faccio un esempio: noi qualche tempo fa su Wired abbiamo fatto una lunga inchiesta sulla presenza dell'amianto in Italia. Sì. Abbiamo sostanzialmente costruito, mettendo insieme diversi pezzi, un grandissimo archivio, forse il più completo dei siti dove c'è ancora l'amianto in Italia. Uh-huh. Agganciandoci ovviamente un'inchiesta di racconto di storie di persone che insomma che hanno avuto a che fare con le malattie, sì, dovute. E agganciato a tutto questo c'era una mappa dell'Italia dove tutti possiamo andare a vedere quanto è vicino a noi l'amianto. Uh-huh. Ovviamente questo è un nuovo modo di fare giornalismo, nel senso un giornalismo di servizio che in un altro momento storico si sarebbe fatto in maniera diversa. Oggi si fa sulle mappe di Google. E quindi questo è sicuramente uno delle nuove frontiere, ma ce ne sono tantissime. C'è il giornalismo basato sui droni, quindi droni che sorvolano zone o pericolose perché per esempio radioattive, faccio esempio Fukushima, o zone di guerra dove possiamo mandare sostanzialmente dei robot a documentare quello che prima documentavano degli esseri umani. C'è il giornalismo basato sui nuovi, uno dei nuovi gadget del momento, che è quello degli Oculus, quindi degli occhiali di realtà virtuale, dove ci sono esperimenti di giornalismo avanzato,
dove per esempio sì, ci sono dei reportage raccontati attraverso la realtà virtuale, quindi io mi metto questi occhiali e sono improvvisamente a Kobane, per esempio in Siria. Questi sono alcuni dei nuovi modi per alcuni dei nuovi metodi. Ignazio Scolari, invece poi ci viene in mente quella foto di Indro Montanelli con le sue lunghissime gambe accovacciato, seduto per terra, che sta battendo a macchina, no? Col cappello appena sollevato per far arrivare più aria alle idee. Torniamo sempre al punto di prima, ecco, questi metodi sono chiaramente la strada nuova, non è neanche fantascienza, è scienza nuova del giornalismo, insomma, il nuovo modo di fare giornalismo. Sí, sin duda el problema, no creo que esté, la crisis del periodismo, si es que hay una crisis, no está relacionada con la manera de contar las historias. Tenemos nuevas herramientas para hacerlo mejor que antes. El problema suele ser el modelo económico, que tiene que ver con qué pasa cuando los lectores dejan de pagar en el kiosco por el periódico todos los días y cómo suplir esos ingresos que tenían los periódicos escritos, impresos, cuando pasan a ser periódicos digitales. En nuestro caso, en el diario.es, hemos apostado por un modelo de pago. Tenemos una parte de nuestros lectores, 12.000 lectores, que pagan todos los meses una suscripción, pero también regalamos a todos los que no pagan. Yo creo que el modelo tiene más que ver con convencer al lector de que te apoye para que seas independiente que con venderle un producto como si fuésemos una televisión de pago para ver el partido de fútbol. Señora. Chiaramente il problema di una eventuale crisi di giornalismo, se possiamo parlare di crisi, non è legato assolutamente col mezzo digitale. Io credo che la problematica che invece va affrontata giustamente è sul modello economico. Cioè, chiaramente prima il lettore andava all'edicola, comprava il suo giornale e lo pagava, e questa era una maniera per finanziare chiaramente i giornali. E adesso con questa nuova metodologia bisogna vedere anche un po' come fare, quindi qual è il nuovo modello economico. Noi per esempio abbiamo una modalità di sottoscrizione, abbiamo dei lettori che ci seguono e che pagano una piccola sottoscrizione e in questo modo ci appoggiano, ma regaliamo anche il nostro prodotto a chi non paga nulla. E quindi è importante anche che arrivi al lettore questo messaggio di sostenerci in qualche modo. Credo che questo sia un po' il clou della questione, quindi il modello economico. Arrivo subito da Marco Pratellesi. Federico Ferrazzi. Aggiungere, oltre alla crisi del modello economico, da notizia, diciamo, a pagamento a notizia gratuita, ed è molto difficile tornare indietro, perché è come aver tirato fuori il dentifricio e adesso rimetterlo dentro è molto complicato. C'è anche un altro tipo di problema, cioè che i giornali oggi hanno dei nuovi concorrenti che non sono solamente i giornali. Quando delle aziende decidono di non investire più nella pubblicità, nei giornali, che è un'altra fonte dei ricavi principali dei media, ma decidono di comunicare per conto loro sui social network, attraverso i propri siti web, finanziando magari piccole operazioni di giornalismo, chiaramente questo manda un po' in crisi il modello economico esistente. E ovviamente il termine è ovviamente sempre quello economico. Marco Pratellesi, e poi però c'è, è chiaro, io torno perché è stato appassionante quanto tu hai detto poco fa, cioè ci sono le quattro copertine che un settimanale e di conseguenza il sito che lavora con il settimanale ha l'orgoglio di aver fatto uscire prima, ci sono quando attraversi il canale di Sicilia come ha fatto Fabrizio Gatti e ti fingi persona che dall'Africa vuole arrivare fino al nostro paese, quando ti fingi raccoglitore di pomodori in quella vergogna nazionale, purtroppo vergogna chiaramente per una sottonazione, perché quella non è la nazione italiana, del caporalato diffuso un po' in tutta Italia, ecco lì niente da fare, ci devi andare in prima persona, insomma. Certo, la rete ha sicuramente avuto il vantaggio, ha dato il vantaggio ai giornalisti di amplificare enormemente le possibilità di raggiungere le persone col proprio lavoro. Noi paradossalmente noi stiamo parlando di crisi del giornalismo, ma il giornalismo non è in crisi, è in crisi l'industria del giornalismo, che è un'altra cosa. Certo. L'industria del giornalismo è entrata in crisi e lì ci sarebbe da aprire tutto un discorso diverso, cioè non è entrata in crisi l'industria perché era sbagliato quel modello, è entrata in crisi perché quel modello ha funzionato per circa 200 anni. Che non è poco, certo, poi però... Beh, però ha funzionato nella società industriale, certo. con l'inurbazione, con l'alfabetizzazione, in un contesto storico-sociale completamente diverso da quello di oggi.
Oggi quel modello non funziona più, ma noi dobbiamo guardare prima di tutto non quello che facciamo noi, alla qualità di quello che facciamo, ma al comportamento del lettore, che è, diciamo, sono le persone per cui noi lavoriamo. E allora oggi noi cosa abbiamo di fronte? Abbiamo di fronte dei lettori, come diceva Ignazio prima, diciamo, il rapporto, no? Il contratto era ti do 1,20 euro perché tu mi dai le notizie che mi servono. Sì. Oggi il rapporto è: se tu non mi dai gratis le notizie che mi servono, me le vado a cercare da un'altra parte. Certo. Questo è un po' il quadro. Allora, in questo quadro che cosa vuol dire? Vuol dire che il lettore ha perso quello che per la nostra generazione è stato fondamentale, cioè il concetto di testata. Per noi era fondamentale la Repubblica, era fondamentale il Manifesto, era il Mundo, il País, sì, il New York Times, era fondamentale Sky o Rai 1 o il TG5, quello che era. Se io guardo oggi a quella generazione che non è la sua, è quella dopo di lui, chiaro, quella generazione non segue la testata, non gli interessa se è Repubblica, l'Espresso, Wired o il País o Sky. Quella generazione vuole il contenuto che gli serve, che gli interessa e basta. E allora cosa succede? Che questi contenuti che noi eravamo abituati a vendere in un pacchetto, nel giornale o nel palinsesto televisivo, ormai devono viaggiare in qualche modo liberi da questi pacchetti. Quindi, in realtà, come si fidelizza? Perché poi alla fine sicuramente si fidelizza con quello che hai detto tu prima. Si fidelizza con le quattro copertine di Mafia Capitale, con Gatti che attraversa il deserto dell'Africa e fa il viaggio dei migranti. Cioè, allora, oggi se noi guardiamo al mondo digitale, cosa funziona? Le piattaforme, questo è fuori di dubbio, no? Twitter, Facebook, le grandi piattaforme funzionano. Ecco, i giornali, che non chiamerei più giornali, come non chiamerei più le televisioni, nel senso, la televisione e il giornale è l'hardware, è lo strumento, il giornalismo è un'altra cosa. Certo. Quindi, quello che noi dobbiamo fare è dell'informazione di qualità che poi possa viaggiare attraverso queste piattaforme. Cioè, la proposta che ha fatto Facebook di embeddare i contenuti la trovo estremamente interessante e geniale da un certo punto di vista, perché loro sanno fare quello che noi non sappiamo fare. Loro conoscono il loro utente come noi non conosciamo i nostri lettori, o comunque li conoscono in maniera molto più approfondita di quanto noi conosciamo i nostri lettori. E sono convinto che i contenuti con il brand Espresso, Wired piuttosto che quella, su Facebook potranno viaggiare e sicuramente avere un indotto dal punto di vista della pubblicità sicuramente superiore a quello che oggi non possono avere legati alle vecchie piattaforme che sono i giornali. Allora, sicuramente, mentre Marco Pratellesi parlava, guardavo, perché insomma lo vedete anche voi, la scenografia che noi abbiamo attorno è quella della bellezza assoluta di Ischia, e in questa sala Indaco dell'Hotel La Regina Elisabella noi vediamo sul fondo il Vesuvio, insomma, e mi viene in mente il lavoro mastodontico partito a quattro mani con Chiara Cerqueti, del nostro Paolo Chiariello, di quella terra dei fuochi che con Sky TG24 abbiamo raccontato in tutta la sua gravità, in tutta la sua drammaticità, e chiaramente questo in genera, questo come tutto ciò che stiamo raccontando, in genera appunto la nuova fidelizzazione, che se non parte dalla testata per i più giovani, parte sicuramente da lì trovo la persona o le persone che danno quelle notizie. Poi su Facebook però voglio coinvolgere subito Federico Ferrazza, perché ci svelava una notizia su Gianni Morandi. Voi direte: Gianni Morandi? Sì, ebbene sì, molto singolare. Poi torniamo con Ignazio Scolar proprio su questo tema. Perché? Cos'è successo? Su Gianni Morandi, che all'ultimo, proprio per conoscere i nostri lettori, no? È stata un'esperienza molto formativa all'ultimo Wire Next Fest, cioè il festival di Wired che teniamo ogni anno a maggio a Milano. E tra i nostri ospiti quest'anno c'era Gianni Morandi, che avevamo invitato perché ha un grande successo su Facebook, un grande seguito, ha oltre di 1 milione. E risponde singolarmente. Uno a uno, esatto, oltre 1 milione di fan. E quindi volevamo farci raccontare qual è il suo segreto. E in platea c'era un gruppetto di ragazzi, di ventenni, che una volta che è salito sul palco e lui ha raccontato ovviamente anche del suo lavoro, quindi sì, del fatto che è un cantante, questi erano sorpresi del fatto di dire: ma questo canta pure? Canta pure! Cioè, non è solamente un fenomeno su Facebook. Quindi questo, quando noi poi
ci rapportiamo ai nostri lettori, dobbiamo anche pensare che c'è una generazione che non ha seguito i gusti delle generazioni precedenti, che magari alcune cose non le conosce. Quindi torniamo al discorso di prima, spiegare è uno dei metodi. No, mi divertiva questa idea perché canta anche, ebbene sì, oltre ad avere un lavoro su Facebook, che è un lavoro vero e proprio, insomma, voglio dire, Morandi d'altronde quello che fa, fatecelo dire se volete, da tifosi accaniti di Gianni Morandi, quello che fa lo fa sempre bene, insomma, quale che esso sia. Tra un istante torniamo con Marco Pratellesi anche per parlare di una storia come quella dell'Espresso, storia proprio, insomma, quella che voi più che mai in questo periodo avete giustamente ritirato fuori dai vostri archivi, che significa poi spina dorsale di un paese che parte dal bianco e nero, dalla carta, per poi arrivare fino ad oggi. Però Ignazio Escolar, quello che dicevamo poc'anzi, il valore della testata che rimane, che è tale, ma che inequivocabilmente si è evoluto, è cambiato, e il potere che deve avere chi fidelizza un proprio lettore, un proprio ascoltatore, un proprio telespettatore o la persona che dice io la notizia la trovo su quel blog e non su un altro. Sin duda, un periódico o un medio de comunicación es una relación de confianza entre un grupo de periodistas y un grupo de lectores. Esa relación de confianza se gana con el tiempo, requiere credibilidad, fiabilidad, si te equivocas, corregir los errores, y así consigues esa confianza entre la cabecera y los lectores de ese medio. Sì, è quello che si diceva prima, è un rapporto di fiducia fra un gruppo di giornalisti e i loro lettori. E questa fiducia come si conquista? Si conquista lavorando bene, pubblicando bene le notizie, correggendo gli errori se qualcuno fa gli errori. È così che uno costruisce la fiducia, l'affidabilità durante il tempo. Pensamos que solo es esa relación de confianza y que te hace falta, solo con una cabecera consolidada, con un montón de historia detrás, eres capaz de crear esa relación de confianza. Nosotros en el diario.es tenemos solo 3 años, vamos a hacer 3 años dentro de poco, y ya somos uno de los periódicos más leídos en España, somos el sexto periódico más leído en España a pesar de ser una relación tan joven, y podemos tener esta relación de confianza en 3 años porque el tiempo de creación de esta relación de confianza con las redes sociales y con internet ha menguado, es mucho más corto. Chiaramente, però un'altra cosa che mi preme aggiungere è che è vero che è molto importante questa relazione di fiducia, però è importante anche essere consapevoli che questa relazione di fiducia non ha bisogno più, ecco, di una testata con grande storia alle spalle, con grandi archivi alle spalle. Noi abbiamo come diario.es una storia giovane, sono giovane, solo certo. 3 anni, eppure questa fiducia è molto presente ed è anche molto consolidata. Siamo praticamente il sesto giornale letto in Spagna, e quindi chiaramente è più veloce questo processo di fidelizzazione e di fiducia perché le reti sociali permettono una rapidità maggiore, e credo che questo sia importante da considerare. La maggiore velocità, io facevo riferimento con Marco Pratellesi alla storia dell'Espresso proprio perché, insomma, voi che contate un compleanno importante, potete davvero, e lo state facendo, raccontare a chi non l'ha vissuta, per motivi di carattere strettamente anagrafico, a chi l'ha vissuta e magari l'ha dimenticata, a chi può andare a cercare come noi fossimo, come eravamo, senza dimenticare poi la velocità con la quale oggi aggiornate i vostri lettori. Ecco, questo per chi sta con un piede un po' di qua, un po' di là, ecco, questo equilibrio come si trova? Diciamo, è anche l'aspetto più bello di questa storia, no? Sono 60 anni nei quali... Sono tanti, Sono tanti, in cui veramente... Era un'altra noi Italia. Abbiamo avuto un cambiamento che io a volte, quando faccio dei paragoni, dico è un po' come quelli che per la prima volta hanno visto il treno, no? Devono aver pensato, come dire, o chi per la prima volta ha visto volare un aereo, insomma, e così è un po' la nostra società, ha avuto un cambiamento così radicale, cioè il mondo digitale è veramente un grande cambiamento della società. Quello che noi abbiamo fatto, diciamo, quest'anno, proprio per i 60 anni dell'Espresso, questi 12 volumi che hanno ripercorso la storia d'Italia, questi 60 anni, la nostra storia, partendo dai famosi... ci sono delle cose emozionanti, no? Come Capitale corrotta, nazione infetta, il famoso titolo in bianco e nero, che a rivederlo oggi, 60 anni dopo, quasi 60 anni dopo, insomma, uno dice
siamo ancora lì, no? Sì. Con Mafia Capitale stiamo rivivendo. Certo. E la cosa più interessante, ripercorrendo questi 60 anni, è vedere però come alcune costanti dell'Espresso sono rimaste. La passione per l'inchiesta, cioè il fatto che sia nato certo. come un giornale d'inchiesta e per 60 anni abbia mantenuto inalterata questa cifra, nonostante oggi si dica...